Un fulmine al ciel sereno quando sembrava che la questione iniziasse ad incanalarsi verso una possibile soluzione positiva. Così i lavoratori delle fonderie Pisano di Fratte hanno commentato l'ennesimo provvedimento della magistratura con il sequestro eseguito dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Volti attoniti all'indomani nello stabilimento salernitano, dove già, come ogni sabato, non era prevista la produzione ma solo attività di manutenzione. Come ogni fine settimana, quindi forni e macchinari in stand-by, in attesa di una ripresa produttiva che però lunedì non dovrebbe esserci. Tutto questo a pochi giorni da un incontro chiave a Roma per la delocalizzazione. Ieri ci è piovuto l'ennesimo fulmine a ciel sereno, anzi quello stavamo discutendo. Nel momento in cui sembrava che i tasselli andassero al loro posto, avevamo un incontro a Roma giovedì, l'azienda ci ha comunicato che il terreno è stato trovato, nel momento in cui abbiamo queste notizie che ci hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, pac, sono arrivati i carabinieri del NOE e ci hanno dato quest'altra mattonata in testa. E adesso sinceramente siamo proprio sconfortati, io fino a poco fa non trovavo nemmeno le parole per definirla questa situazione. Ci auguriamo che ci sia un po' di buonsenso da parte di tutti, innanzitutto confidiamo nella magistratura e che deve fare il corso proprio, per amor di Dio, però ci vuole anche un poco di buonsenso, magari ci dessero questo custode che ci aiuti in questa fase di transizione e ci permette di arrivare alla delocalizzazione velocemente. In attesa di chiarimenti e possibili sviluppi anche i sindacati, ad iniziare dalla CGIL, con la consapevolezza però che forse si è perso troppo tempo per la delocalizzazione. La cosa che vogliamo capire è se questa azienda è nelle condizioni oggi di lavorare in sicurezza per i lavoratori e per i cittadini finché si trovi una soluzione alternativa, perché tutti quanti ormai siamo d'accordo a lasciare questo sito. Abbiamo voluto fortemente un tavolo ministeriale e abbiamo un incontro a breve, il 30 a Roma al Mise. Ci sarà anche in Vitalia, quindi ci sono tutte le condizioni per entrare nel merito della delocalizzazione. Però sappiamo che ci sono dei tempi per delocalizzare. In questo tempo l'azienda deve continuare a lavorare, i lavoratori devono continuare a lavorare, altrimenti non ha più senso poi delocalizzare. Ecco, adesso non ci sono più alibi per nessuno, adesso bisogna chiudere in tempi rapidi questa vicenda.